Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi scopriamo le creazioni in resina molto piccolo e soprattutto monocromatico, perché ho fatto solamente la resina di questo colore. Purtroppo, anzi per fortuna, ho iniziato il tirocinio per diventare geometra e quindi mi toglie abbastanza tempo, soprattutto la mattina e poi pomeriggio, non so se lo sapete, però faccio il dopo scuola a una bambina. E quindi diciamo che ho meno tempo e non so fino a quanto durerà questa cosa, penso per un po' di mesi, quindi mi devo riorganizzare un po' nel registrare insomma i video e soprattutto nel poi avere tempo per registrarli. Quindi vedete anche la luce perché sto registrando di sera e quindi perdonatemi immensamente se vedete insomma dei video un po', diciamo, non proprio luminosi, ecco. E un'altra cosa che ci tenevo a dirvi è molto importante, è che siamo arrivati a 1000 iscritti. Yeah! Io sono contentissima, veramente non mi aspettavo assolutamente questo traguardo. E insomma io vi voglio ringraziare e vorrei abbracciarvi singolarmente. Come vi dissi anche tempo fa, farò penso a breve un giveaway, datemi il tempo insomma di organizzarmi, soprattutto per i premi. Ci tenevo a domandarvi, visto che siete voi che guardate i miei video, se vi piacerebbe insomma avere uno speciale per i 1000 iscritti come video. E devo pensare un po' a che cosa realizzare, insomma fatemi sapere giù nei commenti se vi piace l'idea. Quindi niente, partiamo subito con le creazioni e ho provato gli altri stampi che abbiamo fatto con la Silend e vediamo un po' che le creazioni le ho fatte tantissimo tempo fa, infatti sono uscite anche fuori, forse così c'è più luce. Quindi questo è un piccolo orsacchiotto che avevo fatto appunto da uno stampo, da un capuccino che già avevo, solo che praticamente non si è mescolato bene il colore. Volevo fare tipo un color tipo ocra, ma non è uscito assolutamente, però l'effetto non è malvagio. Poi abbiamo, sempre con questi stampi, abbiamo questo bellissimo, questo è uscito veramente bellissimo e soprattutto luminoso, guardate quanto è lucido. E poi sempre l'altro, questo qui. Belli, questi sono particolarmente belli. Poi abbiamo questo giacchettino che l'ho vinto a un giveaway, che carino, molto carino. I giacchetti, lo sapete, non sono mai abbastanza. Poi questo che sì, in teoria l'ho fatto per avere il tondo insomma, però non è niente di che. Soprattutto è sottilissimo, quindi non so che cosa lo posso usare. Ho rifatto la Tour Eiffel più profonda rispetto all'altra e direi che proprio ci siamo. Rispetto a quell'altra che era sottilissima, questa è molto meglio come spessore, sì. Poi la chiave anche l'ho rifatta per avere sempre più spessore e mi sa che ci siamo. Sì, molto meglio direi. Guardate, anche se deve essere rifinita perché comunque non ho messo abbastanza di resina, direi che anche come ciondolo può andare bene. E poi finiamo con le cioccolate, che adesso non so come mostrarvi, le tiro fuori e ve le mostro. Ok, sono queste due dello stesso colore ed è la resina che avanzerà dall'orsacchiotto e quindi diciamo che non si è amalgamata bene, però dà l'effetto un po' di cioccolata tipo bianca con le scaglie di cioccolato dentro, no? Sì. E poi mi avanzava della resina e volevo fare tipo una mezza cioccolata, una mezza barretta tipo morsa, ma non mi è uscita molto la cosa, però non mi dispiace. Quindi niente ragazzi, queste sono le mie poche creazioni di questa settimana. Mi dispiace ancora tanto perché non ho potuto farne di più e soprattutto non ho potuto farne di vari colori. E io comunque vi ringrazio ancora per i 1000 iscritti, sono felicissima e spero che cresciamo ancora di più insieme. Quindi niente, mi raccomando, fatemi sapere giù nei commenti se vi piacerebbe uno speciale per i 1000 iscritti. Vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!